Siamo con la dottoressa Concetta Cimino, dirigente della Regione Sicilia. Giustizia in contumacia è il titolo del suo libro che racconta una vicenda professionale che l'ha vista vittima di un errore giudiziario e costretta ad attendere 11 anni prima di ottenere giustizia e quindi anche il proscioglimento da ogni capo d'accusa. Dottoressa, di che cosa è stata accusata? E un pentito ha dichiarato di essere stato favorito nell'emissione di mandati che io avrei emesso da un ufficio dove non ero mai stata, per cui bastava poco, bastava acquisire l'ordine di servizio e accorgersi che io non avevo fatto mai nessun mandato per questa ditta, per questo signore. Ma io vorrei non parlarne di questo perché è un fatto talmente chiaro che è stata tutta una montatura, tant'è che sono stata assolta perché i fatti non sussistono, rinunciando alla prescrizione, perché si era arrivati già alla prescrizione. Quindi ho voluto perché meritavo un giudizio, me lo meritavo nei confronti per un rapporto verso i miei figli, verso i miei amici e la mia famiglia. Desidero portare a conoscenza delle persone che questo libro è una sorta di pacificazione nei confronti dell'ingiustizia, in Ecco, quanto posso chiederle che cos'è per lei l'ingiustizia? l'ingiustizia è la voglia di non apprendere, di non sapere la verità. Chi conosce la verità è la vera persona ricca. Chi conosce ha possibilità di affermare le proprie idee, la propria libertà. La libertà è di poter sempre esprimere le proprie idee e le proprie idee le puoi esprimere solo se hai cultura e conoscenza. In quel momento ho raccolto tutte le mie forze in qualcosa che era sedimentato in modo inconscio, quindi i valori, l'etica, la lealtà. Per me la lealtà è un obbligo morale. Come l'etica nel mio svolgimento dell'ufficio, per me è quasi una fede. E quindi per me non ha valore ciò che gli altri pensano. Sono io che mi elevo. Per cui nel scrivere questo libro mi sono portata al di sopra perché ho fatto diventare poesia la sofferenza, ho fatto diventare racconto. La sua vita è cambiata in qualche modo dopo quella brutta esperienza? Credo proprio di no. Condizionata forse in senso positivo, perché facendomi del male mi hanno fatto diventare più forte. Mentre prima potevo immaginare di essere una persona forte, adesso ne ho la certezza perché sono certificata. Secondo lei come possiamo prenderci in parte ovviamente la responsabilità di ciò che accade intorno a noi nel mondo, pur continuando a svolgere il nostro lavoro nel quotidiano? Lei ha detto una frase bellissima, svolgendo il nostro lavoro quotidiano. L'importante è metterci l'impegno, non fare il quotidiano come una routine, ma fare del quotidiano come una scommessa che deve vincere ogni giorno. Quindi ogni giorno misurarsi con quell'attività, non come quotidiano. Ogni giorno è un giorno diverso. Lei conosce sicuramente la legge numero 903 del 1977 che si chiama parità dei diritti tra uomini e donne in materia di lavoro. Pensa che oggi questa parità tra uomini e donne ci sia? Io non sono per la parità delle donne in quel senso, e nel senso che la donna deve poter svolgere il proprio lavoro non imitando l'uomo, ma mettendo le proprie caratteristiche. Se io devo diventare come gestisce un uomo, non sono per la parità. Io gestisco da donna il mio lavoro, mettendo la mia sensibilità, che è un valore aggiunto a ciò che fa un uomo. Cosa vuol dire per lei essere donna e cosa vuol dire per lei essere siciliana? Essere donna, avere il senso della percezione che è innata nelle donne, quindi quel sesto senso in più che ti fa percepire perché percepisci il palpito del bambino che hai in grembo e quindi sei capace di percepire anche da un'espressione all'esterno, capisci ciò che ti gira intorno. Essere quindi donna è già un miracolo, senza mai bistrattare la parte, perché
le due metà, se non sono insieme, non sono un uno. Mentre essere siciliana è ancora più importante, perché bisogna avere la capacità di riscoprire la cultura della terra siciliana, considerare la vera cosa nostra, la terra, la nostra cultura, che è qualcosa di grandioso. Il suo libro Giustizia in contumacia quest'anno ha vinto un premio importante, il premio Elio Vittorini. Se l'aspettava? Proprio per niente. Infatti quasi mi sembrava così di andare a prendere un premio, mi sembrava di vivere ovattata come in un sogno. Io per concludere le volevo chiedere se le va ovviamente di leggerci una pagina del suo libro. Ho rinunciato alla prescrizione e ho preteso una sentenza che dopo circa 6 ore di camera di consiglio fu pronunciata. Assolta, in quanto i fatti non sussistono. Sembrava finalmente di poter avere giustizia, ma dopo qualche mese mi sono dovuta ricredere, in quanto nulla mi era dovuto quale danneggiamento per l'ingiusta detenzione. La giustizia che chiedevo con dignità, urlando in silenzio, mi è stata negata. Ho bisogno di condividere la mia rabbia con i miei amici, con il lettore, per non essere sopraffatta dalla violenta delusione, per non essere annientata nel mio quotidiano vivere. Ecco, il sopraggiungermi di ricordi che mi rivelano certezze. Eppure, nella cella dove moriva dannata la dignità dell'uomo, eppure, proprio lì, ho piantato il seme della poesia.